Dopo 14 anni il premio Accadoro torna là dove tutto era iniziato, cioè qui nella Fiera Sicurezza. Dopo essere stati in posti prestigiosi, in alcuni dei luoghi più rappresentativi del patrimonio del nostro paese, dal Teatro La Fenice di Venezia al Teatro Sociale di Como, il Salone dei 500 a Firenze, il Ministero dei Beni Culturali a Roma, abbiamo deciso di tornare qui alla Fiera Sicurezza perché crediamo che sia un momento importante, un momento di grandi cambiamenti, un momento in cui è importante lanciare a tutti gli operatori del nostro settore un messaggio di professionalità che ci riporta alle caratteristiche stesse del premio Accadoro, cioè l'importanza di riconoscere la capacità propositiva delle singole aziende di integrazione, di scegliere le tecnologie migliori. Noi crediamo che la sicurezza sia un po' come un abito su misura che va personalizzato secondo le esigenze del cliente. Diciamo che la sicurezza forse è una cosa troppo seria per essere affidata a delle formule standard, perché ha in gioco il patrimonio delle persone, tante volte la stessa incolumità delle persone. Quindi la figura dell'installatore merita un'attenzione speciale e il premio Accadoro in qualche maniera vuole essere un riconoscimento, credo che sia l'unico riconoscimento, al ruolo importantissimo che l'installatore ha nella filiera della sicurezza. Esiste una sicurezza tecnologica ed esiste anche una sicurezza civile. La sicurezza tecnologica è quella data dalle potenzialità delle macchine, della tecnologia di affinare sempre di più i sistemi di protezione delle opere d'arte e dei siti monumentali. Ma parallelamente a questa sicurezza è necessaria un'altra sicurezza, una sicurezza umana, civile, che si chiama consapevolezza dei cittadini. I cittadini devono essere consapevoli che il patrimonio storico-artistico così disseminato in Italia non è soltanto protetto da sistemi tecnologici, ma anche dalla loro attenzione, dal loro amore, dalla loro cura, in una parola appunto dalla loro coscienza. Ecco perché sono molto convinto dell'azione che svolge la Fondazione Ruby, che lavora non soltanto con i musei ma anche con le scuole e in generale con i cittadini affinché si rendano conto della preziosità enorme di un patrimonio che va conosciuto e protetto. Il premio Accadoro si conferma ancora una volta come un elemento importante per capire quello che è il trend, quella che è l'evoluzione del nostro settore. Innanzitutto abbiamo visto una crescita della categoria dei beni culturali e questo è un segnale estremamente incoraggiante per noi, perché in maniera ottimistica vorremmo interpretarlo come una maggiore attenzione del mondo dei beni culturali verso il tema della sicurezza e della protezione. Un altro elemento è stata una crescita ulteriore del livello delle candidature che sono state presentate. Abbiamo visto veramente tanti casi di best practice, direi, cioè di esempi che forse un po' tutti gli operatori dovrebbero seguire. Quindi direi una conferma che il premio Accadoro va a segnare quella che è un po' l'evoluzione del settore anche nel concetto dell'integrazione di sistemi. Ormai la sicurezza non è più un mondo a sé stante, ma è un insieme di attività, di tecnologie, di bisogni che vanno soddisfatti con queste apparecchiature e con altre tecnologie. Devo dire che il premio Accadoro è anche un momento di confronto, un momento di bilancio dell'attività della Fondazione e mi piace sottolineare che il nostro impegno sta proseguendo con la stessa intensità, ma si sta allargando anche a un'attività importante in campo educational, non solo con gli incontri che facciamo ormai da tempo con gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori, ma anche con importanti collaborazioni che abbiamo iniziato con alcune prestigiose università come Ca' Foscari di Venezia, dove noi andiamo a incontrare gli studenti delle facoltà di gestione dei beni e delle attività culturali o addirittura gli studenti di master di secondo livello. In altre parole, andiamo a parlare di sicurezza a chi tra pochissimo avrà la responsabilità di gestire questo nostro bellissimo, straordinario e favoloso patrimonio.